dopo 2 anni possiamo assolutamente dire che purtroppo, diciamo, Jenny è stato un simbolo che in qualche modo ha contribuito a un piccolo cambiamento culturale del quartiere. Il percorso sicuramente è lungo, però tante cose sono cambiate in questi 2 anni. Un fascio di fiori sulle aiuole intitolate a Jenny Cesarano in Piazza Sanità per il 2° anniversario dell'assassinio. Jenny è la vittima innocente di un efferato episodio criminale di matrice camorristica avvenuto la notte tra il 5 e il 6 settembre 2015. La città di Napoli ricorda istituzionalmente il 17enne di fronte alla Basilica di Santa Maria della Sanità, dove successivamente si è celebrata la messa in suo ricordo. Una giornata di dolore enorme, un dolore che ha saputo nel tempo trasformarsi in una memoria condivisa e poi in cose concrete, perché noi crediamo che più forti delle pallottole siano sempre le armi della cultura e delle opportunità date al territorio e alla dignità delle persone. Oggi siamo in un quartiere che visibilmente è profondamente diverso da qualche anno fa e visibilmente oggi siamo qui nella quotidianità di esserci ogni giorno. Questi spari ci fanno paura, ma ancora più paura ci deve fare il stare fermi, e oggi questa memoria è una memoria viva, è una memoria autentica, è una memoria che si stringe a questa famiglia che ha avuto il coraggio insieme al quartiere, a tutta la città, di non permettere di porre la parola fine per sempre, ma di scrivere una pagina nuova per loro e per chi ha voluto e ha saputo essere al loro fianco, e soprattutto per le istituzioni, per le forze dell'ordine, per le tante persone impegnate in questa città che ogni giorno, pezzo dopo pezzo, devono e stanno producendo l'emancipazione e il riscatto.